I bambini del mondo sono tutti uguali a Gesù, sono il nostro futuro e a nessuno è lecito negare la gioia e il sorriso. A Napoli non deve mai esistere nessun muro, nessuna violenza, nonostante colore della pelle, etnie e differenze. La festa dell'Epifania è la festa di un solo popolo, il popolo santo di Dio. Sono le parole del cardinale di Napoli Crescenzio Sepe ieri mattina nel corso della messa dell'Epifania, a cui hanno preso parte 12 comunità che da tempo sono integrate nel tessuto cittadino, tra queste quella nigeriana, tra le più colorate e festose, che anima la celebrazione con canti e balli. Il cardinale, nel suo messaggio alla città, ha voluto ricordare il ruolo dell'Europa, che deve essere continente di accoglienza, missione che da tempo, ha sottolineato Sepe, ha dimenticato. Chiedono, stanno bussando, è come se in qualche maniera il Signore ancora bussa alla porta dei nostri cuori, perché vuole entrare anche nella nostra vita. Accogliere chi è in difficoltà, chi è in pericolo, è un elemento fondamentale, con le dovute sicurezze, con tutto ciò che questo può comportare come sicurezza. Però rifiutare a priori accogliere una persona è quanto di più disumano, di più anticristiano ci può essere. Oltre 500 i bambini accompagnati dai genitori che hanno ricevuto i doni offerti dal Movimento Cristiano Lavoratori di Michele Cutolo, dall'Ordine di Malta e dal quotidiano Napoli Village, che per il quinto anno consecutivo ha contribuito a donare sorrisi, come sottolinea l'editore Raffaele De Lucia. Anche quest'anno il quotidiano napolivillage.com, insieme ai suoi lettori, è sceso in campo per l'iniziativa della Befana del cardinale Sepe, un appuntamento importante che da 5 anni ci vede protagonisti. Il cuore di Napoli è grande e lo ha dimostrato anche quest'anno. Noi oggi abbiamo voluto ripetere questa esperienza bella per i bambini, per i meno bisognosi e per i più bisognosi e quelli coloro i quali sono meno fortunati. In queste ore però il nostro pensiero non può andare a quei bambini che purtroppo sono nel largo del Mediterraneo. Il Mediterraneo è ancora dal 22 dicembre ad attendere le decisioni della politica incapace, ancora una volta europea e nazionale, di trovare una soluzione alla problematica di popoli, ecco, che purtroppo sono meno fortunati.